Come pandino, questo è pandino. Oggi sono stato, pensavo che si bloccasse tutto. Io pensavo che si bloccasse il centro commerciale. Pensavo che si bloccasse tutta Forlì, tutta Cesena, mi seguisse tutta Rimini. Io avevo cordoni di auto in autostrada, perché quando si muove pandino si muove il paese. Quando si muove pandino si muove l'Italia, quando si muove pandino cambia il modo di vedere le cose, la realtà, il mondo. Scrivono di me, giornali, quotidiani, magazine, talk, live, social, influencer, radio, blogger, social media manager, questo è quanto. Io sono un personaggio pubblico. E allora la domanda è, ma chi è pandino? Pandino è un uomo, è una persona che studia, sa le cose, ma non ci mette la faccia. Non ci mette la faccia, perché nel mondo del web bisogna tutelare la privacy, che è un diritto costituzionale, ok? Ed è scritto nella Costituzione italiana. La privacy è sacra. Quindi io posso fare ciò che voglio della mia immagine e non siete voi a dirmelo. Detto questo, buonanotte.